Si raccontava una volta che un rabbino ebreo è morto, San Pietro l'ha detto, vieni in paradiso, dice, ma guarda che sono un rabbino ebreo, stiamo facendo un concilio e li prendiamo tutti, vieni. Ah, entra dentro, c'è Manasse, c'è Giuditta, Beniamino, i suoi, dice, ma guarda di qua che ci sono i protestanti, gli ortodossi, dice, ma sono sempre dei vostri, vanno avanti e c'è quei gialli, tutti buddisti, oh, anche loro in paradiso, vanno avanti quei neri, dice, quasi tutti animisti. Ma anche loro in paradiso, vanno avanti, arrivano accanto a un gran muro. Parla piano, dice San Pietro, perché di là ci sono i cattolici, credono di essere soli. Era così. Quando il cardinale Ercaro mi chiamò nell'estate del 63, dicendomi che ero stato nominato vescovo. Io non ero tanto preparato a fare il vescovo, avevo sempre insegnato, avevo diretto l'Azione Cattolica Diocesana. Chiesi se si poteva dire di no. E lui mi disse: ma potrebbe dire di no se avesse ammazzato qualcuno o avesse dei figli per il mondo. Io volevo pensarci un po', chiesi quanto tempo mi dava, lui disse per ammazzare o per far figli. Nel 63, al secondo periodo, entrai nel concilio. Allora vedere i vescovi di tutto il mondo, la Chiesa del mondo, era la prima volta che era veramente ecumenico antropologicamente. Dei vescovi africani, non come al Vaticano prima, erano europei missionari in Africa o in Asia, autentici africani, autentici asiatici, autentici latinoamericani, ecco, si sentiva davvero il respiro della Chiesa. Tutti i papi hanno realizzato qualche cosa, ovviamente del Concilio, da Paolo VI che è riuscito a congiungere gli animi per farlo finire, a Giovanni Paolo I che in 33 giorni ha fatto vedere che il Papa deve essere un uomo vicino agli altri. Giovanni Paolo II, chiamato dal Signore, credo, per far cadere il muro di Berlino. Dopo 50 anni lo Spirito Santo chiama un Papa come Francesco che attraverso la sua esperienza, sono due le cose. Io credo che porta avanti dal concilio dopo 50 anni, la prima è la chiesa dei poveri, che allora non si era riuscita e che lui fa capire che il compito della chiesa è farsi la voce della maggioranza dell'umanità che viene sfruttata, che viene oppressa, ecco, perché diventano persone libere che possono andare a Dio. E l'altra è la sinodalità. Quello adesso di cui si parla tanto nell'incontro con gli ortodossi, cioè non il Papa come un monarca antico che fa quel che gli pare, ma come uno che esprime la fede della Chiesa. E l'ultima giornata, e il Papa fece l'incontro in piazza la mattina, l'8 dicembre, col messaggio, i 10 messaggi alle donne, ai giovani, agli intellettuali. Quindi, insomma, si era votato il giorno prima la Gaudium Espes, insomma, si sentiva che si era fatto, ormai si era anche un po' stanchi. Qualcuno avrebbe voluto continuare per elaborare meglio la Gaudium Espes un altro anno.